Buonasera da Riccardo Zarfati, portafoglio ETF, vediamo oggi l'operatività per giovedì 2 aprile. Ogni giorno analisi dei mercati finanziari con indicatori Akinashi, quindi vediamo, seguiamo tra indici e tre materie prime, fornendo anche spunti operativi, con 12 ETF disponibili su Borsa Italiana che seguono sia al rialzo che al ribasso questi sei sottostanti. Questa è la visualizzazione Akinashi, questi gli strumenti utilizzabili, in particolare noi vediamo quelli a leva 1, nelle analisi grafiche e questo il tabellone riassuntivo. Oggi è giornata dove sono usciti tutti i dati PMI, quindi indagini sui direttori di acquisto che danno un po' un'idea di quelle che sono di quella che è la situazione economica e vedete tutti i dati superiori alle aspettative. Sia per l'Italia 53,3 rispetto a 52,2, sia per la Germania 52,8 rispetto a 52,4 e anche positivo il dato PMI per gli Stati Uniti 55,7 rispetto alle attese di 55,3. Quindi dati nettamente superiori alle aspettative, decisamente buoni. C'è da registrare però per gli Stati Uniti, a fronte di questo dato positivo, un dato leggermente meno positivo, che è quello della variazione della occupazione sul mese non agricola, che ha fatto registrare solo 189.000 nuove unità rispetto a quelle che erano le attese di 225.000. Quindi a fronte di questi dati macro, oggi un tabellone che risponde piuttosto bene a queste nuove informazioni. Vedete, abbiamo l'Europa ancora in rialzo e lo Standard & Poor's ancora relativamente debole. Italia più 0,87, Germania più 0,29, non riesce per il momento a ritoccare i recenti massimi storici e S&P in questo momento a meno 0,58. Balzo oggi per le materie prime, in particolare per il petrolio, più 4,99% la chiusura dei mercati europei. Questo nonostante lo stock settimanale del petrolio mostri delle scorte che sono ancora enormi. Variazione ancora positiva di 4,77 milioni di barili rispetto alle attese di 4,19. Chiaramente questa è un asset, è una materia prima legata sì alla domanda e all'offerta, ma è anche, sappiamo, legata a variabili fondamentalmente anche geopolitiche. Sappiamo che in questa fase c'è la negoziazione tra Stati Uniti e Iran sul nucleare e chissà che questa variazione non sia anche influenzata dalle aspettative degli operatori su questo accordo, che si faccia o meno. Difficile dare spiegazioni in questa fase, per il momento noi seguiamo i prezzi e registriamo che oggi comunque c'è stato un fortissimo rialzo, che è anche buono tra l'altro per la nostra posizione, di quasi 5 punti. Corner più 0,63%, ma ricordo dopo l'affondo di ieri a fronte di dati macro non favorevoli per questa materia prima. Bene, fatta questa premessa generale, andiamo a vedere quelle che sono le posizioni, che tipo di candele hanno fatto oggi le Echinasci e vedere se c'è qualche nuova operatività per domani. Iniziamo dal indice italiano, eccolo qua, vedete, a fronte di questo rialzo ulteriore piuttosto robusto, nuova candela verde, quindi trend rialzista fortissimo, sottostante non ancora esaurito, per cui qua rimaniamo naturalmente in osservazione. A questi livelli entrare il rischio rendimento, ho detto già più volte, non è proprio favorevolissimo. Chiaramente intendo per posizione di breve o brevissimo periodo. È chiaro che il trend di fondo di medio e di lungo periodo a questo punto è fortemente rialzista, ma questo è chiaramente un altro discorso. Andiamo a vedere il DAX dà invece una candela di stabilizzazione. Perché di stabilizzazione? Perché l'apertura è stata sotto i minimi di ieri. Poi in giornata è andata a fare livelli di prezzo superiori ai massimi di ieri, per cui questo per Akinashi si traduce in una candela senza corpo con due lunghe code, che indica incertezza dei mercati. Per cui a fronte di questa incertezza, chiaramente questa non è una nuova indicazione operativa e non rimane naturalmente che rimanere in osservazione. Faccio notare che comunque i prezzi sono praticamente fermi sopra 12.000 per il sottostante ormai da quasi 2 settimane, senza più fornire degli spunti operativi che possono essere colti. Mercato americano, andiamo a vedere la versione a rialzo. Vedete, dopo queste due candele verdi, oggi una candela di stabilizzazione, prende piede l'ipotesi che questa fosse una flag, un rimbalzo, se preferite, in questo tema dominante di breve periodo decisamente ribassista. Noi siamo qua entrati short, vedete qua fa un'altra candela verde, naturalmente anche aiutato dai prezzi dell'euro-dollaro,
Per il momento siamo in sostanziale pareggio dei prezzi di entrata, un più 0,3%, e a fronte chiaramente di questa candela proviamo a mantenere questa posizione. Andiamo alle materie prime che sono quelle oggi più mosse. Oro, vedete, oggi fa una candela verde, posizione più 3,1%, chiaramente proviamo a mantenere. Sempre possibile che questa fosse uno storno, un inneggiamento per una eventuale seconda gamba rialzista, speriamo naturalmente per la nostra posizione. Abbiamo già detto che il potenziale obiettivo è in area 95, oggi chiusura a 92,56. Vediamo, i mercati sono estremamente volatili in questa fase, estremamente indecisi, per cui seguiremo passo passo naturalmente con le nostre candele ai chinasci. Crude oil, quella più importante, oggi lo strumento è più 2,48%, ma se terminerà così la giornata, domani potremmo vedere dei rialzi particolarmente corposi su questo ETF. Vedete, per il momento fa una candela di stabilizzazione, la nostra posizione vale più 7,9% dai nostri prezzi di entrata. Qua siamo stati un po' fortunati, o se preferite bravi, a mettere lo stop loss, perché stamattina i prezzi hanno fatto 11,11, praticamente il nostro stop era 11,10 per poi risalire con violenza. Non so se bravi o fortunati, comunque bene così. Il guadagno è già piuttosto buono, naturalmente manteniamo questo stop di 11,10 e proviamo a lasciar correre sperando che domani ci regali un'altra candela verde. Nel caso questo avvenga, chiaramente il primo livello di controllo importante è in area 12,4-12,5, che equivale ai precedenti massimi di questa, che è comunque ancora un movimento di stabilizzazione dopo il lunghissimo fondo che ha portato i prezzi del petrolio ai livelli che sappiamo. Bene, questo è tutto, anzi c'è il corn da vedere, oggi ecco qua, vedete, a fronte del ribasso di ieri, oggi chiaramente l'ETF ha incorporato il calo di ieri e fa questa lunga candela rossa. Per il momento io lascerei perdere questa materia prima, c'è una forte volatilità, non c'è un chiaro trend, per cui mi asterrei dall'operare. Bene, questo è tutto, andiamo quindi al sommario, le posizioni non cambiano, anche perché sono attualmente tutte e tre in positivo, specialmente il crude, e speriamo di poter portare qualche profitto ulteriore nelle prossime giornate, anche se è chiaramente sempre difficile dirlo nel breve termine. Questo per ricordarvi la possibilità di ricevere indicazioni operative per costruire un portafoglio di medio e lungo periodo fatto esclusivamente con ETF, che è un po' la specialità di OneOverTrading.it. Chiaramente si va a pescare non solo sugli strumenti che vedete in questa videoanalisi, ma su un parco di ETF che coprono praticamente tutti gli indici mondiali principali e tutte, in questo caso, le materie prime. Registrazione gratuita per ricevere analisi tecniche e questi miei contatti per qualunque chiarimento o approfondimento. Anche per oggi è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo domani per un nuovo appuntamento. Buona serata.